Ciao, sono Robin Good, benvenuto su farevideoconferenze.it. Voglio esserti assolutamente d'aiuto nel capire come muovere i primi passi se vuoi fare una videoconferenza online. Qui sul sito, anzi, se non ci sei, vacci subito, farevideoconferenze.it, trovi tutti i software che puoi scaricare immediatamente, gratuitamente, e tutti i servizi migliori per fare videoconferenze. Ma quali sono i consigli pratici per fare una videoconferenza che funzioni? Te ne voglio dare subito qualcuno. Prima di tutto ti serve un posto tranquillo, quindi se sei in ufficio oppure sei a casa, scegli una stanza tranquilla dove non ci siano persone che ti disturbano. Chiudi bene tutte le porte, avvisa tutti quanti che devi fare una videoconferenza e dopodiché ovviamente stacca i telefoni di casa che sono in quella stanza e metti il tuo telefonino sul vibratore, perché la cosa più antipatica è fare una videoconferenza con qualcuno e vedere che poi all'improvviso gli suona il telefono e non sa che cosa fare. Numero 2. Cerca di trovare un fondo da metterti dietro, che sia il più neutro possibile. Non cercare una situazione complicata come la mia o di far vedere che bei quadri o la libreria che hai in camera. Io ti suggerisco di metterti davanti a un muro bianco se ce l'hai, oppure se non ce l'hai, di posizionarti davanti a una bella tenda, magari che si trova davanti a una finestra, di avere un fondo uniforme, non tanti colori, non tante cose. Come se ci fosse un grande foglio tutto di un colore dietro di te. Questa è la situazione migliore per ottenere la migliore qualità di ripresa e per dare risalto al tuo viso, che è quello che le altre persone vogliono vedere. Numero 3. È indispensabile assolutamente avere una buona illuminazione. Quindi, siccome nessuno è attrezzato con l'avere delle luci professionali per fare queste cose, ma siamo con il computer portatile e la webcam che abbiamo. Quello che puoi fare per risolvere il problema dell'illuminazione è usare una di quelle lampade che ci sono normalmente nel tuo ufficio, a casa, anche quelle da comodino, sfruttandole però in maniera originale. Per esempio, vedi che nello sfondo dietro di me ci sono delle lampade da ufficio che hanno come dei fogli di carta appiccicati davanti. È esattamente proprio così. Tu puoi usare una lampada mettendo una lampadina, magari particolarmente potente, e avvolgere intorno a questa lampada un bel foglio di carta, stando attento che non sia troppo vicino alla lampada, perché sennò si potrebbe surriscaldare e andare a fuoco. Quindi, una volta attaccato questo foglio, lo puoi usare sia per puntare queste lampade verso di te direttamente, di modo che creino una luce diffusa. Quindi, se ho il computer davanti, potrei mettermi una lampada di qui e una lampada di là con due bei fogli bianchi sopra per illuminarmi il viso. Oppure, se non ho i fogli bianchi, ma ho delle lampade potenti, cerco di mettermi con il computer davanti a un muro bianco e punto le luci verso il muro, che quindi rifletterà questa luce diffusa sul mio viso. Quarto consiglio, ti è indispensabile avere cuffie e microfono, vattene a comprare subito se già non le hai, perché usare gli altoparlanti è una disgrazia per chi fa videoconferenze, si sente l'eco, poi la voce dell'altro che entra nel tuo microfono attraverso gli altoparlanti, non attiva il tuo microfono e quindi ti sembra di non riuscire a parlare, quell'altro non ti sente, insomma, soluzione pratica, cuffia con microfono, assolutamente, al 100%. Ultima cosa, verifica la banda che hai a disposizione. No, non quella che viene a suonare per Capodanno, ma la banda quella passante, cioè quanti dati riesci a trasmettere dal tuo computer attraverso internet, perché se non hai abbastanza banda, chi ti vedrà tutto a scattini o pixelato, eccetera. Quindi quando vedi male, vuol dire che la tua connessione a internet ha poca banda, è una cannuccia dalla quale succhi, ma è troppo stretta. Allora, tenendo presente che questa cannuccia ha due buchi, uno per tirare e l'altro per soffiare, noi quando facciamo una videoconferenza dobbiamo da un lato tirare i dati, il video degli altri, dall'altro dobbiamo soffiare e far vedere il nostro video. Quindi la cosa più importante è vedere dal punto di vista upload quanti dati riesci a trasmettere e dal punto di vista download quanto la tua connessione internet è in grado di ricevere. Allora, questi due dati si chiamano la velocità di download, la velocità di upload per trasmettere, ok? Come fai a vederli? Semplicissimo, vai su test.ngi, napoligenovaimola.it, senza www, test.ngi.it, e dici fammi il test. Lui fa tutta una serie di cose, arriva un contachilometri che fa delle misurazioni, alla fine ti dà dei risultati che ti diranno velocità di upload, velocità di download.
Sulla velocità di download non dovresti avere problemi, basta che c'hai almeno un megabit in giù, che ce lo dovresti avere senz'altro, e stai a posto. Per l'upload devi avere almeno 300-400 kilobit di banda in upload disponibile, quindi sarà scritto o 300-400 kb, oppure sarà espresso in 0.3-0.4. Se tu hai un dato più basso, cioè già se stai a 0.2-0.25, stai troppo stretto per fare videoconferenza. Quindi più alto è questo valore di upload, dovrebbe essere superiore a 0.4 o 400 kb, allora siamo nel range giusto. Questi i consigli di base per fare la tua prima videoconferenza. Sono Robin Good. Trovi tutto il resto qui su farevideoconferenze.it. Ciao!